Prima di iniziare questo video volevo chiedervi una cosa che mi interessa tantissimo ed è proprio importante Ragazzi mettete nei commenti il nome eventuale sia maschile che femminile E votate via vicenda perché devo trovare il nome per questo figlio o questa figlia Quindi andate a commentare Il commento che riceve più like sarà il nome del bambino Aiuto, ho paura Ora vi lascio agli eventi di questi mesi I nuovi fortunati, vediamo se sarà la musica giusta. Io aspetto, eh? Ho anche la maglia, è la maglia che mi piace, muori buonato, amici. Ciao amici Questo è un giorno molto triste No non è vero Non è un giorno molto triste assolutamente Perché in realtà Nell'episodio di oggi potrebbe nascere il mio quarto figlio Cioè potrebbe come non potrebbe Lo vedremo Comunque come avrete visto Da Instagram Ho tagliato i capelli Perché? Perché? Perché sì Perché sì però oh, Dai sto bene Sono carina lo stesso Oggi ho la mia maglia pigiama Non so se li conoscete i ragazzi Se ve l'avevo detto Mio fratello si chiama Tommy Proprio per lui Che è il protagonista di questo cartone Tommy Pig e io ero innamorata di questa famiglia E così Tommy è rimasto Tommy Perché ero innamorata di questo bambino col pannolino È un cartone di quando ero piccolina io Che guardavo, era stupendo Comunque, rimuri buongi amici Ciao amici Non vedo l'ora di giocare The Sims Mi sono mangiato un po' le parole Perché carichiamo la nuova partita Cioè, non la nuova partita La nostra partita Diciamo che il pancione è, è enorme E quindi come potrebbe nascere oggi Potrebbe nascere domani Non si sa perché ci sono i punti domanda Ma noi siamo siamo molto, 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 molto curiosi di vedere quello che succede. Oggi non ho preso gli spunti dagli scorsi video con le modifiche perché me la sento. Per me nasce, quindi volevo dedicare questo episodio al bambino. E se non nascerà? Non lo so, vedremo che cosa fare. Accendo anche una candela per portarmi fortuna. Forza candela, fammi nascere mio figlio. L'appoggio qua. Oh, gli occhiali, ma non so se sto bene adesso con i capelli corti e gli occhiali, vediamo. Allora, 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 vediamo. No beh, dai va bene uguale Cioè vediamo che sta pancia sta strabordando Tra l'altro sto sognando continuamente di, di far nascere un bambino Proprio nei miei sogni veri Quindi mi sa che il mio subconscio di The Sims è entrato nella, nella mia casa Non lo so Oh dobbiamo cambiare i capelli a Sabri Prima di iniziare Eh no vabbè lo facciamo dopo Dobbiamo cambiare i capelli a Sabri Volevo dirvi che nei prossimi giorni Farò una live sul canale Perché appunto se vi ricordate Vi ho detto che in una parte di, di questa città Creerò la casa dei mates Questa non la voglio creare con un gameplay, se no ci metterei troppo. Ma la voglio creare in live con voi quindi vi, terr vi terrò aggiornati su quando la faremo. E mi sa che qua manca pochissimo. Allora, Sabri addormentata, Sasha a disagio perché ha fame. Dorothy è felice, ma il mio amore è sempre felice che gioca col babysitter. La mia piccolina non si sa bene che cosa stia per fare. E il mio piccolino ha appena lanciato il cibo in terra. Che strano che furente! Zack è rosso. Amore, ma dov'è il tuo pigiamino? E Mirta. Mirta guarda il muro, ha preso un po' d'artù eh Allora, vediamo che cosa succede Partiamo e vediamo se sto bambino arriverà Sabri se la dorme Ho un pancione enorme, ma veramente enorme E il suo maritino qui accanto Oh guarda Zacco! Sasha, Zacco ti chiama Nutrilo, ha fame povero amore Mica che poi la protezione Animali me lo porta via eh Vai a nutrire il tuo cagnolino E Zaco tu seguilo però wow, wow! Lui mi sa che vuole andare a fare un giro, è arrivato il maggiordomo. In camera mia, che, che annusa l'aria e dice: C'è una puzza di non, non dico che cosa. E ride, <ride> così, tranquillamente. È perché Sasha ha appena scoreggiato gli sta dando la ma pappa. Zac ha fame. Chiama anche Mirta. Papà, mm, so che fame tu, oh, no. ma hanno fame anche gli animali. Adesso vai a mangiare tu, amore. Dovrebbe arrivare anche la gattina. Guarda che papà l'ha chiamata. Ma oh. Ma wow, sì, amore, lo so che hai fame. Voglio mangiare la pappa, piccola. Ma che poi il cibo dei cani e del gatti è lo stesso, mi sa, qui, eh. Vabbè, dettagli. Avevo visto che mi avete detto che il muro è ancora sbagliato. A me sembrava l'avessi messo giusto il muro. È giusto, rosso. Rosso, rosa. No, c'è qualcuno che nei commenti contiene a me che è sbagliato. Ma io lo voglio rosso, perché, vedete, è uguale. Quindi no, è eh. È giusto, quelli per così sono da un lato, quelli per così sono dall'altro. No, è giustissimo, non ho sbagliato. Ecco, avete capito. Allora, Sasha è felice perché ha fame di cibo. Ops, chi è questo? È Kevin Giulio che sta dormendo nel seggiolone. vabbè, 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 vabbè. E Kevin ha bisogno di divertirsi. Allora, Kevin appena si sveglia, adesso sta recuperando un po' di energia. Dopo lo, lo potremmo far giocare fuori casa. Avete presente? No, voi non l'avete ancora presente perché non ve l'ho ancora fatto vedere. Quindi rientriamo in casa. Niente, non posso farvelo vedere. Allora, dicevo che Kevin, appena si sveglia, lo faremo giocare. Oh, questo dice cos'è, vero? Non può suonare il pianoforte, niente. Lo faremo giocare in camera delle bambine. No, lo facciamo giocare con Dorothy. E li facciamo anche prendere a pugni. Ecco, si è svegliato. Non può ancora prenderlo a pugni. Niente. Allora, partecipa al gioco con le bambole. Allora, Kevin, fatti alzare da papi e vediamo che cosa combini. Chi è che sta scendendo? Le scale. Ah, il maggiordomo. e Ormai devo abituarmi a questa figu figura di maggiordomo. Lezione sim Doro ti è un sinfolle. Ok, è un po' imprevedibile. Va bene. Vediamo Kevin che arriva e sicuramente farà dei danni. Ma ne sono proprio sicura. Doro, ti vuoi comprare dei giocattoli? Compriamo. Oh, che carina carrozzina giocattolo fantasia. Oh, compriamola una. Dove l'abbiamo messa? È dentro? Nella scatola di giocattoli. Vediamo allora Kevin che gioca con la, la fantasia lì. Eccola qua, la carrozzina, amore. Colloca nello scenario. Vediamo che cosa combina, eh. Allora, adesso va con la sorellina. Prima balbetta e saluta il suo amico pipistrello lì. Va benissimo. Amore, dopo devi giocare con la, con la tua sorellina. Raggiunto il livello 2 comunicazione. Sì. Kevin Giulio può abbracciare e colpire gli altri. Ora può colpirlo, quindi. Sì. Grande, grande Kevin. Allora, mio amore gioca con le bambole. Però è ancora un po' furente. Ah, 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 ah. Perché ha fame, deve andare in bagno e non si diverte. Ti sto facendo divertire, amore. Adesso non puoi dire niente. La mia bambina si è svegliata ed è molto triste, ragazzi. Ragazzi. Non avevo dubbi Fosse molto triste Che strana E anche stanchissima Oltre che fame e stanca Si è svegliata la mamma E Mirta sta leccando Il seggiolone pieno di cibo Tranquilla amore Ti capisco Sei fatta così Allora amore Mangia Che dopo papi ti porta... Svieni? Ma come svieni? No, no, no! Oh, guarda il babysitter che va d'accordo con la mia mi! No, papà dopo ti porta a letto quindi. Eh, altre scelte, cura del bebè metti a letto. Anche solo le due del pomeriggio tu, oh, amore, devi fare un pisolino ino, ino, ino. Io sono felice per l'arredamento bello, gravidanza terzo trimestre e Sim è alla fine dell'esperienza. È più che pronta per partorire. Allora, amore, facciamogli qualche domanda, vediamo fichi fichi no con questa pancia no chiedi la data di nascita del neonato vediamo se lo chiede prima metti la piccola letto e poi vediamo tra quanto nasce il neonato guardate mi si è sformata anche da, quant da quanto c'ho le tette grosse mi si è sformata la maglietta col simbolo direi che devo andare in bagno giusto un pochino eh bravo Kevin che sei sempre infuriato allora rompi sta cosa così ti svaghi un po' ah è vero che ho fatto il passaggio della camera sperando mi nasca maschio mi nasce femmina raga è un casino eh tre femmine è un maschio, vediamo se arriva papà. Vai, chiedi, eh. Ehi, quando nasce il nostro figlioletto? Lo vorrei molto sapere. io penso solo sarebbe Ma guarda almeno il tuo amore: più 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 più. E rispondo con dei sacchi dell'immondizia. Non saprò mai quando nasce il neonato. Sono molto, 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 molto a disagio, Sabri. Vai perché sennò ti pisci addosso. Vai nel tuo gabinetto, usa senza compensarci. Usalo e basta. Raga che panza Che panza Io ragazzi mi sono appena svegliata Ma sono ancora stanca Perché <ride> Questo bimbo Penso che sia anche normale Allora Mandiamo Sabri a Gnogna Metti d'oro a letto Assegna il letto al maggiordomo Non ci penso neanche Dormi Te l'ho già assegnato il letto al maggiordomo Qua Eccolo qua è il tuo letto. Così tu puoi andare a dormire, non devi stare svegliato tutta la vita. Subito stai andando. Hai così tanto sonno, amore. Oh! Ma cosa sta facendo il mio cane? Allora, ora, Za. Ah, vuole proprio andare un giro. La seconda volta che me lo dice. Allora, Dorothy non lo può ancora portare, vero? Vediamo. No, altre scelte. Ordini da addestramento. Protezione animali. Prendi in braccio nutri. Niente. Vediamo Sasha, che è giocoso e dove sta andando Zaco? Ah, Zaco è uscito a fare i suoi bisogni da solo. Dove sei, amore? Mamma mia, che bravo! Sasha, ordine d'addestramento. Segui il padrone. Vediamo se Sasha riesce ad addestrare il cane. Sono molto 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 curiosa, anche se Sasha in realtà è un po' stanco. Però è giocoso, e il bebè amato. Potentemente giocoso prendersi cura di un bebè è già un premio in sé. Bebè amato non ho capito forse è felice perché sta, sta per nascere il bambino probabilmente anche il maggiordomo si mette a correre ok il bebè è amato tra poco nasce sto benedetto bambino si spera no ragazzi sarà una palla perché vi ricordate non fa altro che piangere non vedo l'ora che diventi grande cioè deve ancora nascere e non vedo l'ora che diventi grande Sì, amore ma il cane è dentro cosa stai addestrando che il cane è dentro Shasha ha acquistato l'abilità di addestrare gli animali potrà addestrare i cani a sedersi parlare, riportare e rotolare e sdraiarsi potrà anche far vedere il suo animale altri sì. come il suo animale Sasha il cane mio eh ve lo ricordo che il cane è mio il cane è mio infatti ti ascolta molto guarda se n'è andato ma che problemi ha il mio cane è un po' arrabbiato giusto un po' infuriato ha fame prendi a mangiare Kevin prendi quel cibo che hai lanciato per terra e mangiatelo che si sarebbe abbastanza bene Sasha dagli il cibo a tuo figlio Adesso seguo Kevin perché voglio controllare dove sta andando a prendere il cibo, eh? Forza! Vediamo dove va a prendere il cibo. Vai in bagno. Perché va in bagno? No, raga, allora ci deve essere un problema. Andre, l'altro giorno gli ho chiesto come mai i Sim preparano il cibo in bagno. Mi ha detto che probabilmente potrebbe essere perché io qui. Ho messo ehm, le mensole, diciamo i mobili della cucina. E quindi loro preparano sulla cucina. Voi cosa dite? Devo cercarne dei mobili del bagno? Forse è per quello? Non, eh, non lo so. Qualcuno me lo spieghi perché sto diventando pazza. Guarda l'energia di Kevin. Per me tra poco, appena finito di mangiare, si mette a dormire qua. Eh, guardatelo. Guarda la fame, sta diventando verde. C'è un odore che è meglio che non dica niente. E tra un po' per me, questo bambino sviene. Allora, controlliamo quanti passi fa, eh. Vabbè è mio figlio io lo conosco mio figlio eh Allora bambino vuoi nascere dai che manca poco nasci bambino Sasha è giocoso? Non mi sembra molto giocoso mi sembra più stanco che giocoso ma andiamolo un po' a letto Anzi facciamogli fare del caffè che magari si riprende un po' che io voglio che nasca mio figlio cioè non avete capito Deve nascere mio figlio La piccolina dorme così si fa un po' di energia Tu hai finito bravo lascia il cibo in terra zozzo come sei e adesso torna a giocare con le bambole anche tu sei proprio il figlio di Sasha. Io che cosa mi posso aspettare? Comunque è infuriato, perché ha assolutamente bisogno di divertimento. Quindi non giocare qua, amore, gioca nella vasca delle palline. Che lì, cioè, ti puoi sentire un bambino, finalmente, un bel bambino. Sasha ci sta facendo il caffè. Bevilo, amore, bevilo, bevilo il caffè, non devi guardare la tazza, devi berlo. Allora, il maggiordomo che controlla la polverezza Guarda, che se non c'è schifo, sei tu, è colpa tua che non pulisci, eh. Io ti pago anche due tazze, non una. Ne ha preparate due. Perché il mio fidante. Ha dei grandissimi problemi. E adesso con quella che hai preparato, che cosa ne fai? Spiegamelo. Niente, molto a disagio perché ora deve andare in bagno e dormire. Amore, vai in bagno subito. E poi facciamo un bel pisolino anche per te. Ragazzi è grave, la situazione è grave Grave, gravissima Ora Kevin Giulio può correre Finalmente, i miei bambini stanno crescendo Ragazzi, vi lo giuro, non vedevo l'ora Vai con la tua mogliettina che magari La, non so, la, la sproni Un po' per torire, schiacciare nella pancia Fai qualcosa Tu ti mi state innamorata del babysitter Ho oh? disagio che devi andare in bagno e devi dormire Ragazzi, facciamo dormire tutta la mia famiglia Che cosa ci posso fare? Facciamo dormire Poi la mettiamo anche a letto E la mia famiglia se la dormirà Cosa ci possiamo fare? Guardate come cammina. Vai, culo strizzato. Vai, Dorothy. No, ti... Che la puoi fare? Arrivare fino al bagno. Ti prego, non fartela addosso, Sasha. Ha un briciolo di energia E si sente energico Perché probabilmente perché ha bevuto il caffè E' euforia da caffeina di prima scelta Perché ragazzi io prendo il caffè di prima scelta Mica quello è tutto Poi è in ere bagno Qua perché è arredamento gradevole Poi perché nasce sto bambino Cioè non ho capito perché vanno a questo gabinetto Probabilmente quello che parla gli fa schifo Non so magari li insulta mentre sono sul gabinetto E quindi evitano di andare al gabinetto parlante Non lo so Allora guardate la coppia innamorata Innamorata. Non siamo troppo innamorati e carini, troppo 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 innamorati e carini. Ciu ciu. Ma il maggior tempo non è ancora andato a letto nella una sostanza dei gatti. Allora, anche Dorothy adesso va a letto. Alle 9 di sera noi dormiamo. Siamo una famiglia fantastica. La piccola dorme, mi manca solo lui. Che sta bevendo il suo succo ed è molto infuriato. Adesso allora, il divertimento ce l'hai, eh. Sei infuriato perché sei sfinito. Oh, fai così, a letto. Fai capri. Oh, vediamo adesso che corre in giro! Vediamo ora che sa correre! Bravo, lancialo e corri un po'! Bravo, è bellissimo come abbiano la stessa età. Lui e, e Chloe, però Chloe si ancora indietro di un bel po'. Guardatela come com'è bello quando corre. Amore, adesso devi correre a lei. Stai fermo che non riesco a cliccarti. Scemo! Che scemo. Svieni. Fai un pisolino per terra. Bravo, amore, fai un pisolino che così dormi, amore, piccino. Vai nella stanza dei giochi. Hai finito di correre, non sei mica in aeroplano. Che problemi ha, mio figlio, ragazzi. Che problemi ha mio figlio? Oh, fly niente. Corre. Ha imparato a correre quindi come un cretino. Lui corre. È mio figlio. È mio figlio. Bravo. Ha trovato il punto per svenire a fare un pisolino. No! Corriamo ancora! Come un bambino con dei problemi. Hai trovato il punto che ti piace fare il pisolino? No, non ancora. Vai ora. Dai, dentro nella stanza che è bello morbido. Dormi. Oh. Oh, Quello ci piace. Con il pannolino sporco che io immagino tutta la cacca schiacciata. Mirta. Non si fanno queste cose. Vabbè, te le lascio fare solo perché non sei la mia preferita, eh. Però non mangiare le patatine che ti fanno male, mangia solo l'hamburger. E la mia mirta è così. Allora, ragazzi, mi spiegate perché veramente si incucinano in bagno. È per questa cosa che dico: io sono piatti ovunque non so cosa fare. Scommetto che è Brent, ah no. Meno male non mi ha chiamato nessuno Strano in questo episodio non mi ha chiamato Brent Veramente strano Super super strano Allora Sasha dorme Io dormo Dorothy dorme Chloe dorme Kevin Giulio dorme e Il cane si annoia perché con tutti che dormono non può fare niente Mirta è arra... No. Mirta ma che bravo il mio amore che va nella lettiera a fare la cacca Adesso vai a pulirti le zampe su tuo padre che se lo merita Vediamo raga, voglio usare l'aspirapolvere Vediamo come posso fare Ah, che figata Rinomino aspirapolvere robot Dai il nuovo nome all'aspirapolvere robot Ehm, chiamiamolo Mito Fantastico, così devo far partire. Meta inizia la pulizia abituale. No, perché stanno dormendo tutti. Non voglio svegliarle. Mi, mi stai felice perché fa la cacca. Secondo round di cacca. Vabbè, dettagli. Zaco, oh, amore. E tu vuoi andare a fare un giro? Ma io come fa? Sabrina sta scoppiando, di impazienza, per incontrare il nuovo fagottino di gioia. Quindi, ragazzi, mi sa che nel prossimo veramente ci siamo. Io mi fermo qui perché. Ci siamo ragazzi, è iniziato il travaglio, quindi tra pochissimissimissimo, anzi qua ve lo posso dire sicuramente nel prossimo episodio arriva il bebè. Si aprono le scommesse qui sotto nei commenti e specialmente il nome, mi serve il vostro consiglio perché Chloe e Kevin Giulio sono consigli vostri, quindi si aprono le scommesse su A maschio B femmina e scrivetemi anche accanto qual è il nome che volete dare al prossimo bambino, sia nel caso di maschio sia nel caso di femmina. Io avrei voluto che nascesse in questo episodio, ma il travaglio è iniziato soltanto ora, quindi non vedo l'ora di giocare alla ah, prossima partita. Io spero che sia maschio, così pareggiamo e facciamo... Perché abbiamo già due femmine e un maschio, così avremo due e due... Non lo so, sono molto casata. Comunque, poi scrivetemi anche nei commenti che cosa fare nel prossimo episodio. Mm, sono molto contenta, io vi mando un bacio e ci vediamo domani con il prossimo video. E nel prossimo episodio di Sims ci sarà un bambino in più. Un bambino in più! La 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 la! Sono felice! E un gatto ha appena fatto un danno qui fuori. Solo che ho paura di andare a vedere che cosa ha combinato.